mozo de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se siente en un banco. Dalla Feltrinelli di Piacenza, benvenuti, buonasera, vi dico buonasera perché andremo in onda e siamo in onda alle 21, quindi questo è il tempo e lo dobbiamo rispettare. Ringrazio soprattutto inizialmente la Feltrinelli che ci ha dato questa occasione. Siamo qui in una location particolare, speciale, siamo in mezzo alla nostra città sotto questi portici e l'occasione è la presentazione del libro di Marina Di Guardo. Quindi una protagonista donna, una puntata speciale, non ci sarà solo lei, ma direi che l'occasione è tutta la tua. Grazie Marina per essere qua. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie mille. Una scrittrice esordiente che entra nel mondo della scrittura con un libro molto particolare, L'inganno della seduzione, un titolo che sicuramente nasconde tantissime cose, ma quella che dobbiamo dire in apertura è adesso, subito, è anche il fatto che parli di Piacenza e quindi esatto, è giustificata questa accoglienza, il pubblico è tantissimo. Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti. Piacenza è una città che a me è sempre piaciuta tantissimo, io abito a Cremona, però adoro Piacenza perché ci ho fatto il liceo e poi ho tante amicizie qui e mi piace molto proprio come città e come dintorni. Ecco, ricordiamo che il tuo libro, L'inganno della seduzione, il tuo primo libro, esatto, è ambientato sia a Piacenza che in Sicilia, esatto, quindi una doppia location in questo caso. Esatto, esatto. Prima parte è ambientata a Piacenza proprio perché la protagonista, Giorgio, una dei due protagonisti, abita a Piacenza. E quindi vengono descritti un po' più che la città, i luoghi attorno a Piacenza, che io amo molto personalmente, che ho visitato tante volte. E quindi ecco, ritroverete magari degli accenni alla città, degli accenni a locali della città che esistono veramente, che ci sono proprio qui in città, e poi anche a luoghi delle colline piacentine che a me piacciono tantissimo. Tu hai citato molto anche la Valtrebbia. Esatto, che è una delle valli più belle secondo me che esistono qua in Italia e forse anche al mondo. Quindi ti avvicini a Hemingway. Come Hemingway diceva, esatto, come Hemingway diceva, anche Hemingway diceva la stessa identica cosa, per cui ci sono dei precedenti molto illustri che hanno esposto questa situazione. Ecco, tu in che periodo hai studiato e vissuto qui a Piacenza? Allora, adesso così voi saprete quanti anni ho. Comunque il periodo è fine anni 70, ahimè. E sono venuta appunto a frequentare il liceo Melchiorre Gioia, liceo classico, e poi l'ho frequentata ancora anche dopo gli anni del liceo a Piacenza. Quindi tu, ricordiamolo, sei nata a Novara, hai vissuto Bravissima. A Piacenza e ora... No, ho vissuto, vissuto non mai a Lodi, Piacenza, sì. Mai a Piacenza, ho vissuto a Milano, ho vissuto in tantissimi posti. Ho vissuto a Luino anche, sul Lago Maggiore, ho vissuto a Milano, Novara dove sono nata però sono stata poco tempo. E poi ultimamente a Cremona, però Piacenza è, comunque sono molto affezionata, tant'è vero che ho dedicato una buona parte del libro. Ecco, al di là dell'essere scrittrice, poi entriamo nel dettaglio, sei una mamma di tre figlie. Esatto. Tre donne, siete tre donne quattro ormai. Qua e siete splendide. Grazie. E hai un precedente che non è da scrittrice, è quella di lavoratrice, sì, nel mondo della moda. Esatto, ho lavorato per tanti anni per uno showroom a Milano, lo showroom di Blue Marine, e quindi ho lavorato per tanto tempo appunto nell'ambiente della moda, che mi piaceva molto per tante cose, insomma, che voi donne potete immaginare benissimo, insomma. E niente, a Milano questo ovviamente, e quindi... Sì, questa esperienza c'è stata. Parliamo di questa invece, L'inganno della seduzione. Intanto perché l'hai scritto? Perché hai iniziato a scrivere? Ma allora, io sin da quando ero bambina avevo questa voglia di esprimere quello che sentivo dentro, le sensazioni, le emozioni che avevo. E ho sempre scritto, magari in maniera così molto breve, abbastanza circostanziata, e avevo da sempre questa voglia di provare a scrivere un libro, però non avevo mai
determinazione sufficiente per poterlo fare. Ero stata poi impegnata anche col lavoro, con la nascita e la crescita delle mie figlie, e mi mancava un po' il tempo. Però ho voluto crederci, come dicevo prima a te, e ho voluto provarci veramente, molto molto incentivata ed aiutata in questo dalle mie figlie, che mi hanno sostenuto sempre e mi hanno dato molta fiducia, una bella iniezione di fiducia. E quindi ho iniziato la sera, circa 2 anni fa, al computer, dopo le 10. Quando avevi dimestichezza col computer o ti sei avvicinata per scrivere? Ho iniziato 4 anni fa a cominciare a usarlo. È stato mio fratello che mi ha imposto di iniziare a usare questa benedetta diavoleria tecnologica. Io lo usavo pochissimo e giusto le cose essenziali. Ovvio che per scrivere non c'è bisogno di chissà quale tecnica, però ho cercato di imparare un attimo di più, e tanto è vero che adesso ho anche un blog. E ho iniziato comunque con questa situazione del computer a scrivere le prime pagine, che in un primo tempo, tanti anni fa, avevo pensato di scrivere su carta le prime pagine del libro, però poi ho pensato che fosse molto più facile, più veloce scrivere al computer, si può correggere immediatamente, si può fare qualsiasi cosa, ecco. Ecco, quindi l'input è arrivato dalla famiglia, quindi la motivazione sì, dalla famiglia, dalle figlie. Generalmente sono i genitori che motivano le figlie, in questo sì, caso hai colto. Mi hanno dato una grande lezione, questo lo voglio dire per tutte le ragazze giovani che sono qui presenti. Non sono solo le mamme che danno tanto ai figli, ma siete anche voi che date alle mamme, perché insegnate tante cose che magari noi diamo un po' per scontato, perché siamo grandi, magari abbiamo tante esperienze, abbiamo vissuto, e quindi crediamo di poter avere così, diciamo, le chiavi del sapere, del vivere, del saper vivere. Invece poi in realtà anche noi mamme, so che Nicoletta anche lei è mamma di 2 ragazzi molto grandi, e anche voi figli potete insegnare tanto ai genitori. Questa è una grande lezione, infatti loro mi hanno insegnato tanto. E pensando al libro, quando hai iniziato a scriverlo, abbiamo sì, capito la motivazione, invece a chi l'hai dedicato? Perché la prima dedica è quella alle figlie. Sì, esatto. Facciamo finta che sia scontato. Sì. Per una come te che si definisce anche molto chioccia. Sì. Però sì, chi pensi? Pensando ai lettori. Ma io ho pensato ai lettori, ho pensato alle donne soprattutto. È un libro che è molto dedicato alle donne, perché ho voluto parlare un po' a ruota libera in questo libro di quello che noi donne possiamo pensare, possiamo riflettere sui nostri rapporti sentimentali, su le cose che ci possono fare star male, ci possono far soffrire, su tutto quello che può essere la vita di una donna. E però non è solo dedicato ovviamente alle donne, non è solo un libro cucito solo per le donne, ma è anche un libro dedicato agli uomini. Perché attraverso questo libro gli uomini forse ci possono capire un pochino di più, possono capire cosa ci frulla per la testa. Loro dicono che siamo imprevedibili, che siamo così, insomma, difficili da capire. Ecco, forse leggendo questo libro capiranno qualcosina di più, magari non di tutte le donne in generale, però di una parte di noi, ecco. E infatti devo dire che è piaciuto molto anche agli uomini questo libro. Gli uomini che l'hanno letto l'hanno trovata un libro interessante, quindi speriamo. I protagonisti di questo libro, Giorgia, una donna, una sì, quarantenne, e un uomo, Angelo, transgender. Esatto. Perché hai una persona transgender. Perché hai scelto questo rapporto? Dunque, allora, queste due figure, insomma, sì, queste due persone. Giorgia mi assomiglia molto come modo di pensare, modo di comportarsi, modo di interagire con gli altri. E proprio seguendo la regola aurea, direi, di scrivere, questo solo per un personaggio l'ho seguita, di scrivere quello che si conosce, io ho cercato per un personaggio di attaccarmi molto a quello che poteva essere la mia psicologia, il mio modo di pensare, anche se tengo a precisare ovviamente la storia è completamente non autobiografica. Angelo, ci sono però dei riferimenti che sono riconducibili a te? Sì, qualche piccolo riferimento c'è, magari che fa parte eventualmente di esperienze tipo i genitori, la famiglia, qualcosina c'è di mio, però la storia è stata completamente inventata.
Allora, intanto accennaci alla storia, quindi sì. Giorgia incontra Angelo in un treno e tu hai visto, hai raccontato a me sì. prima di andare in onda che sì. casualmente avevi incontrato un transgender in treno. Sì, esatto, mi era successo quando stavo andando al lavoro a Milano di vedere di fronte a me seduta sul treno questa persona transgender. Lo vedevo che parlava al telefono come proprio nel libro avevo descritto questa persona in maniera molto concitata, sofferente. E mi ha incuriosito questa cosa. Molto spesso quando sono, non so, magari in un luogo dove devo aspettare qualcosa, tipo la sala d'aspetto di un medico o non so, in un aeroporto, in una stazione, mi succede di vedere le persone che ho di fronte e cercare di capire attraverso come il loro modo di presentarsi, il loro modo di essere, come cosa ci potrebbe essere dietro questo loro aspetto, cosa ci potrebbe essere dietro il loro modo di parlare, il loro modo di gesticolare, al limite di toccarsi i capelli, come fa Angelo realmente nel libro. E questa persona mi aveva incuriosito molto e mi ero chiesta cosa poteva pensare, cosa poteva provare una persona che viveva questa situazione. E mi è venuta questa idea e ho provato a svilupparla e spero di essere stata abbastanza quindi realista. È un viaggio molto introspettivo dove tu punti molto ed emerge in ogni pagina, sono 230 pagine di veramente di analisi quasi, però molto lieve, non sei mai sì. acida, non, ho cercato di non esserlo, non sei mai scontata soprattutto verso gli uomini, verso gli uomini ma anche verso le donne sì. perché hanno un ruolo comunque entrambi, perché entrano diverse figure anche sì. il rapporto con la famiglia, con sì. gli amici. L'amicizia è un punto cardine, ogni sì. pagina affiora. Esatto. È quello che è stato fondamentale anche per te nella vita. L'amicizia, sicuramente. L'amicizia che c'è tra Giorgia e Angelo, che si crea tra Giorgia e Angelo, che è un'amicizia al femminile. Anche se Angelo è un transgender che non si vuole riconoscere in una figura maschile o femminile, non vuole scegliere qualcosa di preciso, però è comunque una complicità tipicamente femminile quella che si crea tra di loro. E l'amicizia è molto importante perché ti dà tutto quello che magari i tuoi genitori non ti hanno dato, tutto quello che professori, persone che ti sono state accanto ti hanno negato, magari non hanno colto quel lato positivo, bello di te. Un'amica di solito, una vera amica riesce a cogliere quello che c'è di positivo, quello che c'è di vero, di bello in te. E questo è, aiuta tantissimo. Credo che sia, l'amicizia sia veramente una delle cose più importanti al mondo. Ma perché hai fatto scegliere a Giorgia, donna protagonista, un'amica transgender? Dunque, perché secondo te c'è questo rapporto di amicizia che esplode e si sviluppa, sì. Prende diverse situazioni, fanno viaggi, condividono passioni, sì, sì. Amicizie, situazioni difficili, di crisi. Certo. Perché apparentemente provengono da due mondi diversi, completamente diversi. Giorgia proviene da così visivamente dal mondo dorato della moda. Una bella donna, vestita bene, vive in un mondo ovattato particolare. Angelo invece è una persona che potrebbe sembrare vivere un po' ai margini della società. Si conoscono in un frangente drammatico e Giorgia vuole stargli vicino. Nonostante lui sia o lei, insomma è difficile poi ovviamente dire Angelo, comunque Angelo. Perché tu rispetti il nome, sì, mantieni esatto, il nome io ho voluto tenere il nome, cioè specificato nel libro che si chiama Angelo perché questa persona transgender non vuole scegliere né un sesso né l'altro, vuole avere entrambe le prerogative di due sessi. E ha scelto di chiamarsi Angelo proprio perché vuole mantenere una continuità tra quello che era prima e quello che è comunque adesso. Ecco, sceglie, non è che lo sceglie, in un primo momento gli sta vicino in una situazione drammatica e perché gli fa molta pena questa persona, gli fa molta pena perché lo vede fragile, indifeso, lo vede completamente privo di qualsiasi tipo di aiuto, di amicizia. Lui in una frase dice: io non ho nessuno, nessuno veramente amico, persino il suo compagno lo vuole ma lo rinnega poi in certi momenti perché comunque ha una famiglia, perché ha comunque una vita di facciata. E quindi questa persona gli fa molta paura un po' all'inizio, però anche molta pena, per cui decide di aiutarlo.
E poi nasce questa amicizia proprio perché in questa persona intravede quello che anche lei un po' è. Si vede come in uno specchio e Angelo vede in uno specchio quello che è Giorgia e quindi si crea questa complicità tra di loro che poi li porterà a vivere determinate esperienze e a fare determinate scelte, che adesso però non dico perché sennò chi vuole leggerlo dopo sa già come va a finire. Sì, la storia è molto bella, l'epilogo è veramente inaspettato, sì, è inaspettato, non scontato, colpisce, non fa male, però è da prendere in considerazione perché poi sono cose che possono succedere tutti i giorni, quindi è un romanzo ma calato nella concretezza, certo, delle situazioni. Sicuramente tu hai vissuto anche situazioni forti nella vita che hanno acuito la tua sensibilità. Sì, sì, come, cioè, penso a tante altre persone, certo. Certo. Sì, sì, sì. Altro fatto, oltre all'amicizia, che emerge è il senso di non appartenenza, il senso un po' della solitudine, sì, che è molto anche un po' dei, sì, nostri tempi, è vero, magari meno della nostra generazione, di più quella dei giovani, dei tu giovani. Però qua, ecco, alzi l'età perché sono sui 40 anni, sì, esatto, sui 40, i protagonisti, sì. Sì, che però non riescono, nonostante una breve esperienza, insomma un'esperienza di vita, a trovare un contesto che li accolga. Sì, esatto. Perché hai concentrato molto il punto sulla solitudine? Perché purtroppo credo che la solitudine, soprattutto in questi tempi dove in realtà siamo circondati da tantissimi mezzi per poter stare insieme agli altri, come potrebbe essere, non so, il discorso dei social network, il discorso di scriversi in continuazione, telefono, internet, eccetera. Però poi in realtà molto spesso ci troviamo veramente soli nei momenti cruciali della vita. E la solitudine è una delle angosce, credo, che attanaglia molte persone. E bisogna imparare a accettarla, bisogna imparare a capire, credo, che in momenti particolari e cruciali della nostra vita noi saremo soli, e accettare questa cosa credo che sia già un qualcosa di importante. Sapere ci sono gli altri, ci staranno vicino magari, però non possono coprire tutte le nostre carenze, le nostre paure, le nostre insicurezze, quindi ovviamente dobbiamo cercare di vincere questa paura della solitudine e saper stare anche con noi stessi veramente, per poter andare avanti in maniera serena. La protagonista, Giorgia, è una delusa dagli uomini. Sì. Lui è uno deluso dal contesto nel quale vive, perché è costretto all'emarginazione, perché i suoi rapporti spesso sono fatti sì, di clandestinità, di perché clandestinità. Non tutti, anzi direi nessuno in questo caso, sì, si vuol far vedere vicino a lui, al suo fianco. Certo. E quindi sono tutte situazioni clandestine. Quindi solitudine, inadeguatezza, che poi tu però riconduci anche alle origini, alla famiglia. Sì. C'è una sorta di inadeguatezza che viene trasmessa dai, esatto, genitori che non sanno accettare entrambi, due storie che sono simili in questo caso, perché, certo, tutti e due sono un po' non rifiutati, ma messi al margine. Quindi è vero. Risale addirittura alle origini, non, sì, della famiglia, non solo alla società. È vero, assolutamente. Cioè, allora, prima di tutto, Giorgia apparentemente non deve aver avuto problemi, apparentemente è una donna comunque realizzata nel lavoro, una persona che ha un certo stile di vita, ma in realtà ha delle ferite che si porta dentro da quando era bambina, perché non è mai stata accettata veramente dai genitori. I genitori le hanno sempre preferito i fratelli e l'hanno sempre un po' emarginata in famiglia, e questa emarginazione se la porta dentro. Poi ovviamente ci sono anche altri motivi ben più profondi che adesso di cui non parlo, perché non voglio svelare una parte importante del libro. E Angelo, proprio per il suo modo di essere, per la sua diversità, viene emarginato e anzi addirittura sceglie di non rimanere poi in Sicilia, dove è stato cresciuto dai genitori, in questo paese sulle colline del Messinese. Decide di allontanarsi per non dare un dolore ai genitori e per cercare anche di vivere veramente a tutto tondo la vita che lui vorrebbe vivere, senza avere giudizi, senza avere preconcetti. E purtroppo, anche se magari riuscirà a essere abbastanza se stesso, comunque verrà anche in ogni modo rifiutato da tante persone. Hai parlato della Sicilia. Quando tu parli dei luoghi, ad esempio decanti molto la provincia, decanti, sì, Piacenza, dici che la Sicilia è bellissima, offre tantissime situazioni, che però le grandi città ghettizzano, è così? Sì, esatto. Io ho parlato in maniera molto
direi assolutamente bella e invitante della provincia. La provincia che può avere tanti difetti, però ha anche tanta umanità in più. Il fatto Milano, ad esempio, dove io ho vissuto per una piccola parte, direi qualche anno, 3-4 anni, e dove ho anche lavorato, dà sempre un po' l'idea di essere una città frenetica dove i ritmi sono molto poco vicini, no, alla persona. E mentre invece in provincia è tutto molto più tranquillo, più sereno, più quieto. Magari c'è un pochettino più di curiosità nei tuoi confronti, le persone magari non si fanno mai gli affari tuoi, affari propri, come ho scritto nel libro, però anche in questo c'è comunque un interesse, c'è un'umanità che emerge e che ti fa sentire meno solo.